Ciao videospettatori e amici di Obiettivo 100, ci troviamo presso Autoscuole Caponcelli in via Primo Maggio 57 ed oggi anche una sorpresa, con noi Sofia. Ciao Sofia! Ciao, ciao Sofia! E Sofia è figlia di Alessandra e anche lei, come dicevamo nelle puntate precedenti, è impegnata nell'attività di famiglia con la sorella di Alessandra, Federica, e sta portando avanti, diciamo così, quella che comincia ad essere la quarta generazione di Autoscuola Caponcelli. Oggi ci troviamo nell'aula didattica dell'autoscuola e, come vedete alle nostre spalle, parliamo di segnaletica, ma non solo segnaletica verticale, orizzontale, ma anche le mani dove le mettiamo. Comunque, sono con Alessandra che ci darà delle indicazioni precise in merito a quelli che sono i segnali verticali e come fare a non farci distrarre da quella che è anche la pubblicità, che molto spesso è affiancata a questi. Certo. Allora, innanzitutto esistono vari tipi di segnali stradali, sono suddivisi in vari gruppi. Quelli che vedete alle nostre spalle sono i segnali di pericolo, ma ci sono anche i segnali di prescrizione, che si suddividono in segnali di divieto, segnali di obbligo e segnali di precedenza. Più tutta una serie di segnali di indicazione, segnaletica complementare. Insomma, diciamo che le persone che hanno preso la patente un po' di anni fa spesso mi dicono: ma quanti segnali nuovi ci sono? Non li conosco. E comunque è sempre abbastanza intuitivo quello che è indicato in un segnale stradale, specialmente nei segnali di indicazione. Noi questo format l'abbiamo fatto proprio per questo, pensandolo con Federica ed Alessandra, perché appunto le innovazioni e gli ammodernamenti, quelle che sono le norme stradali, sono talmente tanti che riteniamo opportuno dare una prima informazione per qualunque necessità. Voi comunque potete trovare i contatti di Autoscuola Caponcelli sul sito internet, piuttosto che gli uffici sono aperti in orario di ufficio, e quindi potete rivolgervi a loro per qualunque cosa di informazione. Dai segnali verticali passiamo a quelli orizzontali, che a mio avviso, devo dire la verità, mi sembrano un pochino trascurati, e in questo caso giriamo la velina. Allora, orizzontale. Benissimo, perché anche Sofia adesso la stiamo ingaggiando, poi dopo farà anche altre cose. Segnali orizzontali, dicevamo, sono spesso trascurati, Alessandra. Allora sì, i segnali orizzontali in realtà rappresentano nella gerarchia della segnaletica l'ultimo step, quello meno importante, anche per questo motivo, perché comunque si vede poco, può essere coperta da agenti atmosferici, foglie, neve, può essere coperta da veicoli che abbiamo davanti, ma soprattutto nel corso del tempo sbiadisce e purtroppo in certe zone sappiamo bene che ne è rimasto un vago ricordo. E comunque è una segnaletica importante che va rispettata chiaramente dove la si vede. Spendo una parola sulle isole di traffico, che sono quelle dipinte oblique rispetto al senso di marcia e che non vanno calpestate, tutti le calpestano. L'isola di traffico serve per incanalare i veicoli in determinate direzioni e quindi, permettetemi insomma il paragone, è un'isola in mezzo al traffico, non va calpestata. Ecco. Questo è molto interessante, questa sottolineatura, e cercheremo di fare un focus specifico con un'immagine. Sì, certo. Oltre a questo, un altro delle strisce orizzontali che hanno una rilevanza particolare, alla quale teniamo tutti, sono il discorso dei passaggi pedonali, sì, ciclopedonali. Anche qui, girando un pochino quando si fanno dei viaggi, se ne vedono, posso dire, di tutti i colori. Sì, ok, si può dire. Sì, allora, purtroppo quello degli attraversamenti pedonali e ciclabili è uno dei problemi maggiori per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, nel senso che comunque molta gente non dà la precedenza ai pedoni sulle strisce. A maggior ragione non la dà alle biciclette sulle strisce. Molte persone non sanno neanche cosa siano le strisce ciclabili, gli attraversamenti ciclabili. E molto spesso attraversamenti pedonali e ciclabili, anche a 100, sono insieme.
strisce pedonali ciclabili, doppio cartello di dare la precedenza, che poi è un segnale di indicazione quadrato per il pedone e il ciclista, ma purtroppo ancora non abbiamo radicata la cultura della precedenza ai pedoni o ai ciclisti sulle strisce. E molto spesso le persone che attraversano sulle strisce ci ringraziano, esatto, per questo, ma è un loro diritto, ma loro ringraziano, ma perché? Perché sono abituati al fatto che purtroppo nessuno no, però la maggior parte delle persone non si ferma. Allora, mettiamo sulla bilancia due aspetti: il fatto che il pedone, e quando si appresta a questa azione, presti un po' di attenzione, visto che fra telefoni, lo dicevamo in qualche puntata, certo, fa, auricolari, eccetera. Allora, il pedone presti l'attenzione, ma il mezzo motorizzato deve dare rispetto a questa attenzione. Certo. Quindi è un concetto. Certo, intanto i pedoni hanno la precedenza sulle strisce, è vero, ma vale sempre il concetto che bisogna accertarsi che gli venga data e che si attraversa solo quando si ha la certezza di essere, di aver avuto la precedenza che hanno. E molto spesso questo viene meno. E gli automobilisti devono prestare una maggiore attenzione e rispetto nei confronti di questa situazione. L'automobilista deve prestare rispetto anche ed attenzione quando si trova ad affrontare, durante il suo percorso standard, nei centri storici, piuttosto che in avvicinamento di curve oppure di quartieri, il fatto che possa trovare sul percorso dossi, cunette, dissuasori. Questo è un tema molto sentito nella cittadinanza, in quanto chi abita nei pressi di strade principalmente lineari avverte che la velocità è molto elevata e il pericolo anche. Quindi c'è la richiesta alle autorità di competenza di questi elementi che adesso tu ci spiegherai. Poi dopo nasce una diatriba e la vediamo in un secondo tempo. Certo, allora questi rallentatori di velocità nascono appunto con lo scopo di farci rallentare in punti pericolosi della strada. Li possiamo trovare vicino agli attraversamenti pedonali, li possiamo trovare vicino agli incroci, piuttosto che centri urbani dove magari la gente tende ad andare un po' troppo veloce. Ce ne sono di vari tipi. C'è quello che conosciamo tutti, che è il dosso artificiale. Dosso artificiale ha varie altezze in base alla velocità della strada, al limite di velocità della strada. Interessante questo. E in particolare il concetto è che più il limite di velocità è basso, più alto può essere il rallentatore, dosso, perché chiaramente, essendo la velocità bassa, dobbiamo rallentare ulteriormente e il dosso alto ci dà la possibilità, anzi ci dà la necessità di rallentare. Più è alto il limite di velocità della strada, più basso deve essere il dosso artificiale. Questo dice il regolamento del codice. Altri sistemi di rallentamento sono, per esempio, i rallentatori ottici. Sono delle strisce dipinte trasversalmente rispetto al senso di marcia e che da lontano danno quasi l'idea di una linea di arresto e quindi ci invitano a rallentare. Lo scopo è sempre quello. E poi ci sono le bande sonore, sono strisce applicate alla carreggiata che al momento in cui ci passiamo sopra fanno rumore. Ma sono tutti sistemi che hanno lo stesso scopo, farci rallentare in zone pericolose. Sofia, devo dire la verità, Alessandra ci sta spoilerando degli aspetti che veramente sono interessanti e che molto spesso mettono, diciamo così, a tacere quelle che sono le nostre chiacchiere da bar, quando si dice ma l'hanno fatto troppo alto, esatto, e l'hanno fatto troppo basso e dovevano fare, perché come si sa l'Italia siamo un popolo di allenatori, poi ci trasformiamo improvvisamente in qualunque cosa. L'ultimo aspetto che volevo toccare era questo. E quando, perché mi è capitato, alle volte mi sono trovata in situazioni in cui ho, con il mezzo che sto o a piedi o con l'auto, ho la precedenza. Però dall'altra parte c'è una persona che comincia, un po' incerta, aggiungo, comincia a fare dei segni con le mani e mi lascia la precedenza.
in queste situazioni io mi trovo in imbarazzo. Sì, figurati i nostri allievi, ecco. Specialmente durante un esame di guida, quando poi mi dicono, ma mi fanno passare, cosa devo fare? Ecco. Passo, non passo, l'esaminatore cosa dice? La chiamiamo la precedenza di cortesia, nel senso che succede spesso, non tanto spesso, a volte succede che come autoscuola qualcuno dice, beh vabbè dai fallo passare, certo, se no non passa più, lo aiutiamo. Poi d'altra parte c'è tanta gente che non aiuta, ma è lo stesso. E, ecco, diciamo che in questi casi io ai miei ragazzi dico, sì dai, ti sta dando la precedenza, passa, ringrazia. E sì, diciamo che comunque mette un po' in crisi questa cosa. È una situazione un po' così borderline, quindi esatto. Facciamo massima attenzione. Esatto. Poi volta per volta si vede un po'. Si decide. Anche per oggi siamo giunti al termine di questa pillola informativa di informazione per marziani terrestri. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo e parleremo di un tema, tutti pazzi per la moto.